L'idea è che metà studenti vadano per metà settimana in classe di visu e l'altra metà collegati da casa a seguire quello che l'altra metà della classe fa in classe in presenza. Mentre i 5, per esempio, della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono. E così viceversa. Allora la gente pensa, perché c'ha 5 giocatori in più? Invece no. È perché mentre i 5 vanno avanti, gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale, le squadre avversarie si diranno: oh, che sta succedendo? E non ci capiscono niente. Nemmeno noi.